E apriamo la seconda parte con la cronaca. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Brindisi hanno arrestato in flagranza di reato Davide Versienti, 22enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo controllato a San Pietro Vernotico a bordo di un'autovettura condotta da un 21enne del posto è stato trovato in possesso di 20 grammi di hashish ed un bilancino di precisione. I militari inoltre hanno rinvenuto nel bagagliaio della vettura un arnese da scasso e una mazza di legno. La perquisizione estesa pure all'abitazione del Versienti ha consentito il rinvenimento di ulteriori 5 grammi di hashish e di vario materiale utile per il confezionamento in dosi della droga. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. L'arrestato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto presso la propria abitazione e posto in regime di arresti domiciliari. Il 21enne invece è stato deferito in stato di libertà per detenzione di arnesi da scasso e porto di oggetti atti ad offendere. I carabinieri della stazione di Cellino San Marco hanno dato corso a esecuzione all'ordine di esecuzione per espiazione di una pena detentiva in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica di Siena nei confronti di Marcolino Andriola, 46enne del posto, l'uomo riconosciuto responsabile del reato di detenzione illegale di armi commesso il 6 aprile 2006 a Colle di Valdelsa. Deve espiare la pena di 2 mesi e 16 giorni di reclusione. Lo stesso dopo le formalità di rito è stato accompagnato presso il suo domicilio e posto in regime di detenzione domiciliare. I carabinieri invece della compagnia di Fasano hanno avviato le indagini finalizzate ad individuare due malfattori che nella mattinata di oggi hanno perpetrato una rapina ai danni di un'anziana donna del posto. I due individui travisati da passamontagna e presumibilmente armati di pistole sono entrati nell'abitazione della donna e si sono fatti consegnare 1.500 euro in contanti e alcuni monili in oro, il cui valore è ancora in corso di identificazione. E cambiamo argomento. La scuola, in collaborazione con la famiglia impegnata nei percorsi di legalità sempre più necessari e attuali, è il caso del settimo circolo per asso di Brindisi, diretto da Elvira Dalò. Ascoltiamola. Educare i giovani alla cittadinanza attiva, alla legalità, alla partecipazione democratica, questo è uno degli obiettivi che porta avanti la sua scuola, ovviamente i plessi che lei rappresenta. Prosegue dunque questo progetto con quelle che sono le forze dell'ordine del territorio e un progetto che va avanti anche con le famiglie stesse dei ragazzi. Il progetto che viene inserito e viene anche, tra virgolette, utilizzato per il percorso di incontri scuola-famiglia che noi ogni anno programmiamo. Quando voi siete arrivati avete visto che i genitori erano qui perché è successo un episodio abbastanza increscioso di mancato rispetto delle regole, abbastanza pesante. Stiamo tentando di abbandonare ogni forma punitiva perché tanto non serve, perché punire un bambino che già è punito dal disagio personale, affettivo e relazionale che vive, perché è chiaro che un bambino che non ha questo tipo di disagio non compie quel tipo di gesto. Siamo invece d'accordo anche con le rappresentanti di classe di discutere insieme. Io già ho discusso con i ragazzi per scegliere una strategia non punitiva, ma o riparatrice, risarcitoria, nel senso che ci mettiamo e lavoriamo insieme per riparare il danno, ma nello stesso tempo riflessiva di regole e riflessiva della necessità delle regole, che per me, e questo lo dico da anni anche con i ragazzi, eccetera, se non vengono vissute emotivamente e rese dentro, proprio interiorizzate dai bambini come qualcosa di assolutamente normale e naturale, verranno sempre non rispettate, perché le regole imposte sono le prime a non essere mai rispettate. E i padri Scolopi di Francavilla Fontana sono stati protagonisti di un ricco programma di iniziative organizzate dall'amministrazione comunale e dalla scuola Bilotta. Il servizio. La scuola secondaria di primo grado Bilotta di Francavilla Fontana ha voluto dedicare un'epigrafe ai padri Scolopi che scelsero di insediarsi nei secoli scorsi nella città degli Imperiali.
Alla scoperta dell'epigrafe marmorea benedetta da Don Franco Galliano erano presenti le massime autorità civili e religiose della città. Mancava all'interno della città di Francavilla Fontana un ricordo della presenza dei padri Scolopi in terra d'Otranto, un omaggio dovuto per fissare il loro esempio nelle menti degli studenti. Devo dire che l'idea è nata dal fatto che io, non essendo di Francavilla e avendo avuto la fortuna e l'onore di essere dirigente di questa scuola, mi sono guardata in giro e ho visto che non c'era segno degli Scolopi, un segno visivo all'interno della scuola, solo all'esterno sul portone. Per cui proprio nell'occasione dei 700 anni di Francavilla ho suggerito al sindaco di provvedere a questa mancanza, perché era proprio un sigillo che mancava alla città di Francavilla per rendere omaggio ai padri Scolopi, che così importanti sono stati nella cultura non solo di Francavilla ma anche proprio dell'intero Salento. Gli Scolopi sono stati una presenza culturale e storica importantissima per le generazioni dell'epoca ma anche per le generazioni future. Noi con questo sigillo, provocato diciamo dalla preside dell'istituto e raccolto dall'amministrazione, vogliamo che sia ancora un riferimento per le generazioni che verranno e che passeranno da questa prestigiosa scuola di Francavilla. Al momento celebrativo dell'epigrafe, presentata al pubblico nell'ambito degli eventi per il 700° centenario della fondazione di Francavilla Fontana dal presidente del comitato, il dottor Vittorio Santoro, è seguito un convegno in cui ha relazionato anche padre Adolfo Garcia Duran, storico generale dell'Ordine delle Scuole Pie e della Curia Gerarchica di Roma. San Giuseppe Calasanzio, fondatore delle Scuole Pie, da cui viene la parola Scolopi, ha fondato la prima congregazione religiosa, diventata ordine religioso, che si dedica soltanto all'insegnamento, all'educazione, in maniera che oltre i tre voti normali dei religiosi noi abbiamo il quarto voto di insegnare. A che epoca risale la presenza dei padri Scolopi qui a Francavilla? 1682, l'ordine è stato fondato nel 1617 congregazione e 1621 ordine. E qui siamo arrivati dal 1682. E ieri in piazza Umberto I a Latiano si è svolta la 13ª edizione delle Olimpiadi IN, il grande evento nazionale ricco di giochi, gare sportive e spettacoli per diverse centinaia di cittadini portatori di disagio fisico. L'evento organizzato dalla cooperativa sociale Città Solidale. Il servizio. Andate forte! Via! Via il drago! Via lo stigma! Maledettissimo stigma! Maledettissimo pregiudizio! Forza bambini! Il maltempo non ha di certo scoraggiato chi è abituato a combattere ogni tipo di avversità. Per la 13ª edizione delle Olimpiadi IN, centinaia di atleti, operatori, familiari, volontari hanno invaso la città di Latiano per affermare i diritti e la dignità dei cittadini diversamente abili, contrastare il pregiudizio, lo stigma e l'esclusione dei più deboli. Abbiamo fiducia quotidianamente nelle grandi risorse delle persone, di tutte le persone, delle quali, tra le quali le persone con disabilità sono sicuramente le più genuine, le meno corrotte e le meno corruttibili. In un momento così difficile io penso che che è necessario partire dalle persone con disabilità, dalle loro capacità, dalle loro risorse, per traguardare momenti di speranza per tutti gli altri, per tutti noi, per tutta la comunità. Le Olimpiadi IN sono una piccola cosa, sicuramente in un piccolo paese come Latiano nell'Italia, però rappresentano simbolicamente una grande cosa, perché segnano il passaggio dalla disperazione alla speranza. Ci è piaciuto a noi partecipare, continuare a partecipare per dare un segnale, un messaggio forte, soprattutto a questo paese che passa un momento particolare, soprattutto nelle classi più deboli. Noi crediamo che stare insieme significa dare speranza, e questa speranza è proprio partendo da iniziative come queste, dove la gente si rende conto di non essere sola e che comunque ce la possiamo fare. Il messaggio delle Olimpiadi richiama tutti alla consapevolezza della necessità del cambiamento, della responsabilità, dell'apertura all'altro. Io mi pregio l'onore di stare qui in questa piazza, considerando il fatto che è una festa per questi ragazzi, quindi noi possiamo soltanto assistere a questa bellissima serata che il nostro
caro Tommaso Mola con Città Solidale ha voluto nuovamente a livello nazionale fare un evento del genere. Io lo ringrazio a nome dell'amministrazione provinciale ma anche come cittadino latinese. E nel Salone della Chiesa di Sant'Angelo a Francavilla Fontana ieri sera si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del torneo di calcio giovanile Giovani Speranze, giunto alla sua 16ª edizione. La 16ª edizione del torneo nazionale di calcio Giovani Speranze, dedicato alla categoria allievi, prenderà vita a Francavilla Fontana il 30 maggio e si protrarrà sino al 3 giugno. Per l'ambito trofeo Città di Francavilla Fontana si sfideranno 16 squadre, la SD Olimpia Francavilla, il Napoli, Lecce, Regina, Andria, Taranto, Messina, Arezzo, Crispiano, Talsano, Fasano, Monopoli, la Santissima Annunziata di Mesagne, Oria, Cedas Avio e la Polisportiva Sava. Tutte società del sud, ad eccezione dell'Arezzo, che stanno abbracciando l'idea del vivaio per coltivare campioni da inserire nelle prime squadre. Il torneo si avvale del patrocinio dei comuni di Francavilla Fontana, Fragagnano, Latiano, Sava, della provincia di Brindisi, del brand Figlia Solis e del CONI Brindisino. Siamo arrivati alla 16ª edizione grazie al gruppo di organizzatori che anche quest'anno si sono ripetuti. E a nome della città, del sindaco e tutti noi ringraziamo gli organizzatori proprio perché questo evento dà la possibilità anche di far conoscere la nostra città. Infatti il nostro intervento è finalizzato soprattutto ad un'operazione di marketing territoriale perché siamo convinti che attraverso queste manifestazioni la gente può conoscere il nostro territorio. Non a caso e arrivano società da tutte parti d'Italia, da Arezzo a Reggio Calabria, Messina, Napoli, quindi una bella vetrina anche per i nostri monumenti ed è un momento particolare anche per far conoscere il nostro castello perché tra pochi giorni noi inaugureremo. Il torneo si svolgerà nei campi comunali di Francavilla Fontana, Latiano, Sava e Fragagnano, rappresentando un esempio di patrimonio culturale di un intero territorio. Noi ci siamo accollati l'onore ma anche l'onere di organizzare questa 16ª edizione che, come lei ha detto, è un'occasione importante sia per vedere, per divertirsi dietro ad un livello piuttosto alto di calcio giovanile nazionale, ma anche un'occasione importante di scambio reciproco, di confronto, di dialogo, di condivisione, di integrazione e di promozione del territorio. Per la prima volta il progetto si è fatto ancora più ardito, le squadre saranno 16 e la formula somiglierà a quella delle kermesse internazionali più importanti, simile a quella dei campionati europei prossimi. E ieri sera nell'auditorium del liceo scientifico di Ostuni si è svolta la 3ª edizione del premio di poesia intitolato ad Antonio Sallustio, conferiti 4 riconoscimenti a giovani poeti del biennio e del triennio di 2 licei cittadini. Il servizio. Siamo alla 3ª edizione e ha riscosso finora un discreto successo fra i ragazzi, i quali, presentando le loro poesie, vogliono mettere pubblicamente a nudo le loro emozioni e i loro sentimenti. È un'iniziativa, secondo me, importante, sponsorizzata dalla famiglia Sallustio, è intitolata alla memoria del padre di Ferdinando Sallustio, Antonio, scomparso 3 anni fa, che permette quindi agli adolescenti di Ostuni, che frequentano il liceo scientifico e il liceo classico, di approcciarsi alla poesia con interesse e partecipazione vive e interessanti. Questo premio intende onorare e ricordare la memoria di mio padre Antonio Sallustio, una persona molto nota in Ostuni e non solo, anche per aver diffuso la cultura e per averla praticata. Mio padre fin dalla fine degli anni 40 è stato autore di poesie e di articoli di giornale, oltre che venditore di giornali e di libri, ha distribuito migliaia, migliaia e migliaia di libri e di giornali in Calabria prima e in Ostuni poi. E intendiamo ricordarlo attraverso una forma d'arte oggi poco praticata, cioè quella della poesia, premiando i giovani poeti dei 2 licei cittadini, dando un premio ciascuno per il biennio e per il triennio e poi anche nel prossimo anno cercheremo di estendere questo premio, che ormai è giunto alla 3ª edizione, anche a tutte le altre scuole di Ostuni ed alcune scuole della provincia. Questo perché la poesia è un modo di praticare la nostra vita che ancora possiamo oggi mettere in atto. E in questi tempi di crisi, in cui si parla soltanto di cose negative, cercare di approfondire il nostro sguardo sui giovani e sulle loro poesie è una cosa che senz'altro vale la pena di fare.
E attraverso una nota ufficiale il sindaco di Ostuni, Domenico Tanzarella, lancia un allarme per il futuro dell'Assi Basket Ostuni. L'attesa ora è per l'assemblea dei soci in programma per domenica mattina. Vediamo il servizio, da parte mia è tutto, grazie per l'attenzione e buon pomeriggio a tutti. L'allarme è lanciato, il rischio è concreto, il futuro dell'Assi Basket Ostuni è in serio pericolo. Il sodalizio ostunese non può più essere lasciato solo. Lo chiede a gran voce il sindaco della Città Bianca, Domenico Tanzarella, che attraverso una nota ufficiale ha voluto far emergere tutta la criticità del momento. Lunedì 21 maggio, infatti, la prima scadenza da rispettare assolutamente. Servono poco più di 80.000 euro per poter pagare i contributi previdenziali. Non assolvere a questi obblighi contributivi comporterebbe una penalizzazione per la prossima stagione, ma aprirebbe scenari tutt'altro che positivi per l'immediato futuro. In questa stagione sono intervenuto personalmente per evitare penalizzazioni e problemi alla squadra, tuo nel primo cittadino, ma ora non sono nelle condizioni di fare ulteriori sacrifici. Per questo motivo lancio un appello a tutti i soci e a tutte le aziende della città di Ostuni. Se entro lunedì non saranno saldati i contributi in scadenza, chiude Domenico Tanzarella, il basket ostunese chiuderà i battenti. La società, intanto, ha indetto per domenica mattina un'assemblea dei soci per affrontare la questione. Tra i tifosi, dopo la delusione per l'immediata uscita dai playoff, cresce la preoccupazione di non veder realizzato il proprio sogno, quello di disputare il campionato di Lega 2 nel Pala Gentile di Ostuni. Il progetto di adeguamento del palasport ostunese alle nuove normative imposte dalla Lega al momento passa in secondo piano. La priorità ora è salvare il futuro della società gialloblu. Questa edizione del telegiornale è possibile rivederla sul nostro sito www.trcb.it.